C'è grande preoccupazione in casa Juventus perché c'è una festa, festa grande per quanto riguarda il risultato di Lipsia Juve, finita per 2-3, ma occhio anche al fronte infortuni. C'è novità interessanti, purtroppo non positive. Scopriamo tutto il dettaglio oggi qui su FCM News Sport. Io come sempre vi ricordo che qui sarete sempre aggiornati in maniera costante e in maniera gratuita. Quindi se vi va, iscrivetevi al canale, lasciate like ai contenuti e diteci la vostra qui sotto nei commenti. Vi invito, come sempre, a seguirci in tutte le nostre varie piattaforme. Andiamo alla notizia, perché chiaramente c'è grande preoccupazione per la situazione di Nico Gonzalez, per quella di Bremer, però occhio perché c'è un altro infortunio che, di cui abbiamo un comunicato ufficiale e evidentemente la cosa non va che complicare il percorso Juve e con un focus direttamente sul mercato. Stiamo parlando infatti dell'infortunio per Milik. Milik infatti ha avuto un altro, forse mi verrebbe da dire l'ennesimo, infortunio al ginocchio sinistro, problematiche ancora per la Juventus che quindi dovrà correre ai ripari. Beh, evidentemente Milik è stato operato nuovamente al ginocchio sinistro, ennesimo stop. Milik continua ad avere problemi fisici. Lui che aveva fatto un intervento al menisco mediale a giugno scorso, quindi di fatto aveva saltato l'Europeo per questo problema, doveva evidentemente rientrare, diciamo, entro l'inizio del campionato, e così non è stato. Ora, nuovo infortunio. Il 2 ottobre infatti ha avuto un altro problema e soprattutto è stato nuovamente operato. È stato operato a Roma, a Villa Stewart. Stiamo parlando di un altro mese di infortunio, quindi un altro mese di stop. Ed eventualmente la Juventus dovrà muoversi sul mercato. Perché? Perché altro mese vuol dire che tornerà a novembre. Milik quindi salterà le partite. Diciamo tutte le partite dell'ottobre, dovrebbe rientrare per l'inizio di novembre o dopo la sosta di novembre, quindi non sarà a disposizione contro nella sfida col Cagliari, nella sfida con la Lazio, con quella con lo Stoccarda, e poi ricordiamo ci sarà la trasferta di San Siro contro l'Inter e quella col Parma. Potrebbe in teoria recuperare per la sfida con l'Udinese del 2 novembre, oppure per la gara di Champions contro il Lille il 5 novembre. Ha parlato anche Giuntoli nel pre-partita di Lipsia Juve, ha detto: non potevamo pensare a una situazione del genere, siamo dispiaciuti per noi e soprattutto per il ragazzo. Il mister però dimostra di sapere muovere le pedine con calciatori che possono giocare al fianco o al posto di Vlahovic. Saprà trovare lui le giuste soluzioni come ha fatto in passato. Speriamo di avere Milik presto a disposizione. Di fatto il vice Vlahovic, la Juventus, dovrà cercarlo presto e dovrà intervenire sul mercato. Nel frattempo si gode il suo Vlahovic. E sì, perché Vlahovic, in questo momento, dopo l'ondata di critiche ricevute, dopo qualche partita in cui non aveva segnato, ha risposto alla grande. Chi ci segue qui su FCM News Sport sa perfettamente il mio pensiero su Dusan Vlahovic. L'ho detto tante e tante volte. Vi ho detto, è un calciatore che secondo me è molto valido, è assolutamente valido, è un signor attaccante. Va messo nelle condizioni di poter segnare, e quest'anno la Juventus lo mette nelle condizioni di poter segnare, e si vede. Soprattutto 6 gol in 8 partite quest'anno, una media francamente quasi un gol a partita. Soprattutto deve migliorare l'aspetto mentale. Nella sfida tra Lipsia e Juventus ho visto uno scatto in avanti a livello mentale. Intanto nel post partita lui ha ammesso di aver sbagliato a fare quel gesto, quell'esultanza critica nei confronti di chi parlava contro il Genoa. Ho detto: ho sbagliato, evidentemente ho sbagliato, devo pensare a giocare, non a fare queste cose qui. E quindi già passo in avanti mentale. Soprattutto è molto più sereno e lo si vede. Ed è anche più preso dal progetto. E il segnale che mi ha dato forte è, in un momento di difficoltà evidente, i grandi giocatori sono quelli che ti risolvono e ti fanno uscire da quel problema. E ho pensato, quando la Juventus ha subito il 2-1, e quindi con quell'erroraccio con Di Gregorio che tocca sfortunatamente il pallone e viene espulso, con il rigore immediatamente dopo per fallo di mano da Casluis, con il rigore 2-1 sotto di un uomo, ho pensato, qui ci vorrebbe il Cristiano Ronaldo, ossia quel grande campione che ti prende nel momento di difficoltà e ti aiuta ad uscirne. Quel classico giocatore che
quando le cose vanno storte, lui ti aiuta a rimettersi sulla retta via. E ho pensato, e c'è Vlaovic. Vediamo se Vlaovic con la testa ha superato quelli che sono gli ostacoli che sempre sono stati un limite per la sua carriera. E lo ha fatto perché è il momento più difficile della partita. Lui conquista il pallone, se lo va a riprendere, se lo mette sul sinistro, gol da fuori area eccezionale. Eccezionale. Questa è una prova di grande maturità. Questa è una prova da grande attaccante, ma soprattutto da grande giocatore, ancora di più che da grande attaccante. Ed è per questo che dico ok l'infortunio di Milik, però puoi trovare le soluzioni. Intanto le soluzioni alternative che puoi avere magari già in casa, punto primo, perché magari col recupero di Weah puoi concentrarti più sulla coppia Weah con Sesavo a destra e Nico può diventarti diciamo l'alternativa a Vlaovic. Occhio anche a Yildiz, potrebbe essere anche lui un'idea, come chiaramente come falso 9, non un attaccante che fa il lavoro di Vlaovic, mi sembra abbastanza ovvio. C'è anche il mercato a cui puoi andare a pensare di fare un colpo a parametro zero. Detto ciò, però, tutta questa situazione ti porta a pensare, però con Vlaovic sei ben coperto. Vlaovic ti dà una sicurezza che magari altri non ti danno. Per quanto riguarda Milik, la situazione è complicata. Perché è un attaccante che da sempre ha problemi fisici. L'infortunio che c'è stato quest'estate, prima dell'Europeo, mi ha fatto pensare, forse si dovrebbe cautelare, ed infatti è stato chiesto proprio questo ai microfoni di Amazon prima della partita. Perché non si è pensato un vice Milik? In realtà secondo me la Juventus ci aveva pensato con Sancho. Cioè quando la Juventus puntava a Sancho, puntava a un giocatore che poteva giocare a destra, giocare a sinistra, giocare anche come falso 9, in alternativa a Vlaovic. Secondo me Sancho era il vice Vlaovic, oltre che un esterno che puoi mettere ovunque, oltre che un trequartista tipico da alternare con Kupmeiners. Cioè, Sancho era il classico giocatore che potevi mettere ovunque, ma potevi mettere, secondo me, nell'ottica della Juve c'era anche un Sancho che ti faceva il lavoro che fa, appunto, che faceva Zirkzee e che Vlaovic non faceva. E quindi è un peccato non averlo preso, però giustamente Giunto dice non potevamo saperlo che Milik era in queste condizioni. Per cui è un peccato, sicuramente è un peccato quello che è successo a Milik. Un altro mese vuol dire che a settembre si poteva risolvere, invece a novembre tornerà, vedremo. Sta di fatto che però le due certezze lì davanti le trovate, perché se da un lato c'è il buon Vlaovic che ti fa pensare meno all'infortunio di Milik, dall'altro lato c'è un Conceição che ti fa dimenticare l'infortunio di Nico Gonzalez, che a sua volta potrebbe diventare il vice Vlaovic ufficiale, con Weah e Conceição che potrebbero essere utilizzati quasi sempre loro alternandosi sulla destra. Ditemi la vostra, sull'infortunio di Milik, cosa ne pensate? Chi dovrebbe prendere Juventus? Juventus dovrebbe, secondo voi, continuare con quelli che ha oppure prendere qualcuno al mercato? Parliamone qui sotto, nei commenti.